22 e 23 marzo, giornate FAI di primavera, come si svolgeranno? Le giornate FAI di primavera in Salerno e provincia hanno un programma molto ricco, ma voglio dire innanzitutto perché le giornate FAI di primavera che si realizzano in contemporanea e con le stesse modalità presso poco in tutta Italia. Questo dà più visibilità e forza alla missione della Fondazione. La missione della Fondazione è di tutelare il patrimonio culturale e come si può fare senza la conoscenza. Quindi il FAI lavora tutto l'anno per far conoscere il valore del patrimonio culturale affinché la gente lo senta proprio, lo possa così difendere. E in particolare in queste due giornate apre al pubblico quest'anno per esempio 750 beni per fargli toccare con mano alcuni luoghi e per farglieli conoscere con la voce del FAI, con il taglio che solo il FAI sa dare a questo rapporto fra il patrimonio culturale e il cittadino. Per cui ritorniamo a Salerno che apre con la sua provincia tantissimi beni. Qui siamo al museo archeologico, perché? Perché quest'anno c'è un tema che noi delegazione di Salerno abbiamo seguito, ma era un po' un'indicazione, non era una costrizione. Il tema sulle tracce di Augusto. Cade il bimillenario della morte di Augusto nel 2014 e quindi vogliamo celebrare la romanità dell'Italia. Perché? Per dare un senso di orgoglio al nostro operato e trasmettere questo orgoglio agli italiani di avere un passato così illustre, di avere una discendenza da quei romani che hanno fatto l'Italia grande nel mondo. Ancora oggi ci ammirano come italiani perché abbiamo questo passato straordinario. Quali sono gli altri luoghi ricchi di cultura che si possono visitare in questi due giorni anche in provincia di Salerno e qualche evento anche a Salerno? Dunque a Salerno un evento straordinario, un concerto della famiglia Gibboni che si terrà nella chiesa vicino al museo archeologico, cioè la chiesa di San Michele. Quando si terrà? Sia sabato 22 che domenica 23 alle ore 20. È un inno alla bellezza dell'Italia questo concerto e chi verrà rimarrà veramente senza fiato. Ma in provincia abbiamo poi un bene veramente augusteo, un'apertura cosiddetta augustea, perché la villa romana di Minori risale a questo periodo, è una delle ville più importanti della Campania. Salerno era una delle cinque colonie marittime dell'impero romano, quindi tutte quelle che sono le tracce della romanità in Campania sono importanti soprattutto grazie anche al ruolo di Salerno. A Minori avremo anche un'altra chiesa, Villa Mena, nel villaggio di Villa Mena, dove ci sono lo stesso dei reperti romani. Inoltre vantiamo l'apertura di un paese dove ci sono due siti UNESCO, il borgo di Sant'Angelo a Fasanella, nel Vallo di Diano, perché come delegazione di Salerno e provincia strutturiamo in questo modo le giornate del FAI, con un bene al centro, quindi nel capoluogo, questo museo archeologico e il concerto nella chiesa di San Michele. E poi la costa amalfitana a nord e il vallo di Diano a sud.